per quello che riguarda il problema adesso attuale, il prefetto, siamo rimasti d'accordo che al momento opportuno, quando avrà contezza dei numeri, contezza della struttura, ci aggiornerà. Noi ci riaggiorneremo alla stessa maniera in una piazza, in maniera tale che vediamo prontamente sul momento comunicazione di come sta la situazione, come abbiamo fatto oggi. Dopodiché, come ha detto qualcuno, aspettiamo i numeri, aspettiamo di vedere gli sviluppi della struttura, eccetera, eccetera, e potremo prendere ulteriori iniziative. Chi riterrà di voler prendere iniziative contro l'arrivo di queste persone potrà farlo. Chi invece, come Vito, è a favore o altri, potranno fare la cosa opposta. L'importante è non perdere adesso la testa e aspettare i numeri. Sindaco, il primo momento di piazza, nel senso che si discute con la cittadinanza. Vuol dire che effettivamente sente il problema sulla pelle in maniera forte. Allo stato attuale non abbiamo nessuna informativa certa, sappiamo che è previsto l'arrivo comunque di questi, diciamo, richiedenti asilo, migranti nella struttura Padre Pio, però non abbiamo contezza né dei numeri né delle procedure con cui dovranno arrivare. In quella struttura comunque il titolare ci ha assicurato che più di 100 persone non riescono ad entrare. Sì, credo che la capienza sia 80, però stiamo anche noi svolgendo degli accertamenti a livello tecnico con i nostri uffici. La posizione dell'amministrazione in questa situazione qual è? Non siamo razzisti, anzi siamo favorevoli all'integrazione, ma purché l'integrazione avvenga con delle regole. E mi sembra che laddove è venuto questo arrivo non avviene un'integrazione corretta, ma arriva un'integrazione all'italiana, confusa, senza regole. Quindi è ovvio ed è giusto il timore dei cittadini adelfiesi che temono e vedono in questo arrivo semplicemente un'invasione del parco magari di Via Fieno, in cui i cittadini bivaccheranno senza fare niente, senza né arte né parte, e noi siamo con loro contrari a questo tipo di arrivo. Ha sentito che due delle persone sbarcate oggi sono sospettate di essere scafisti e sono in corso degli accertamenti? Ma i problemi credo che siano anche più ampi, si possono essere scafisti, possono esserci terroristi, chissà, quindi alla fine è ovvio, noi siamo un piccolo ingranaggio di un meccanismo molto più grande, è ovvio che queste preoccupazioni devono essere sentite, vanno rimandate immediatamente al prefetto che è la massima espressione del governo nel nostro territorio.